Non ti stavo telefonando. 20 anni fa sperimentavo con GV lo strumento ad effetti fisici del cerchio d'oro. Prima della riunione salgo dal garage mentre GV scende dal cancello verso di me. Io ho il cellulare Nokia spento in tasca, che inizia a squillare in maniera irregolare ed ossessiva. Mi chiama lo strumento del cerchio d'oro. Ma lui mi si avvicina con le mani libere. Mi raggiunge all'entrata del garage e gli chiedo: «Perché mi telefoni?» «Io non ti sto telefonando», mi risponde sorpreso. Giorni fa guido la Panda e ascolto la radio sulla Cristoforo Colombo. Ricevo una chiamata dallo squillo irregolare ed ossessivo. Lo schermo sul cruscotto non si apre sul comando «Rispondi». Sposto il comando da radio a telefono e lo schermo si apre su rispondi. Clicco rispondi, ma il comando è bloccato. Lo squillo fastidioso prosegue. Spengo la radio, la riaccendo. Compare un numero che non riconosco. Clicco e mi risponde Antea, lo strumento del punto Hackett, alla voce lacerata di quando è in trance. Ringrazio i fratelli dello spazio per avermi fatto rivivere un fenomeno fisico che avevo completamente dimenticato.